Ascari Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo. E learning di qualità, da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.ascari.academy. Buon ascolto. Di nuovo buonasera a tutti e gli intervenuti, vedo che siamo numerosi e quindi per me è un piacere, diciamo, aver aderito all'iniziativa di Ascari Academy. Quindi vorrei ringraziare Guido, Greta, che è la dottoressa Barone con cui siamo stati in contatto in questo periodo. Oggi parliamo proprio delle startup innovative, che è un tema abbastanza attuale. E soprattutto direi anche in questo anno e mezzo pandemico, le startup innovative hanno tenuto e anzi si sono sviluppate e consolidate. Si tratta di un istituto abbastanza articolato nella sua dimensione, perché quando parliamo di startup innovative dobbiamo immaginare che parliamo di diritto societario, parliamo di diritto del lavoro, parliamo di aspetti fiscali, quindi in quest'oretta che abbiamo a disposizione proveremo a fare una carrellata delle principali questioni. Su alcune potremo essere un po' più generici, su altre saremo certamente più approfonditi, ma l'auspicio è che all'esito di questo incontro io sia riuscito a trasmettervi qualcosa in più su questo mondo. Allora, le startup innovative, lo vediamo in questa slide, nascono prima di tutto nel 2012 con il decreto legge 179, che è quello che diciamo a tutt'oggi contiene la disciplina madre del mondo startup. Non vi tedio con tutte le norme e mi limito a dire che le startup innovative nascono proprio nel 2012, siamo nell'allora governo Monti, in un periodo di, se vogliamo, grossa attenzione per quello che era l'andamento economico del nostro paese. Ci fu un repentino avvicendamento di governo e l'allora governo Monti, appena insediatosi, spinto da raccomandazioni di portata europea, andò a introdurre una disciplina che è quella appunto sulle startup innovative, con lo scopo di creare un nuovo mercato volto a favorire l'occupazione, soprattutto quella giovanile, e a regolamentare proprio il mondo di chi si inventa, di chi ha un'idea, sfruttando la tecnologia nell'ambito dei prodotti e dei servizi e attribuendo a questa idea un pacchetto di agevolazioni che andremo poi a esaminare. Quindi cosa sono oggi le startup innovative? Non sono altro, anche se in questo momento sto vedendo la slide un po' sfasata, non sono altro che delle società costituite sotto forma di società di capitali. E quindi quando parliamo di startup innovative, prima di tutto da tecnici, quindi da avvocati, da commercialisti, da consulenti del lavoro, dobbiamo pensare che il pacchetto dove si colloca la startup innovativa è prima di tutto una società di capitali, cioè non è una società di persone, non è una ditta individuale, ma è molto più frequentemente una società a responsabilità limitata o, perché no, laddove lo si voglia desiderare, anche una società a operazioni, a comandita operazioni. Devo dire che nell'esperienza più concreta, la startup innovativa è quasi sempre una SRL. La startup innovativa si presta a dei requisiti, cioè la legge ci dice che per essere startup innovativa ci vogliono dei requisiti necessari, cioè senza questi requisiti non si accede al pacchetto startup. Questi requisiti li vediamo nella slide attualmente in proiezione, e parliamo di impresa nuova o costituita da non più di 5 anni,
di residenza in Italia. Stiamo ovviamente parlando della startup per quanto ci riguarda sotto il profilo della normativa italiana, quindi la società deve essere residente italiana o in un altro paese dell'Unione Europea, però con sede produttivo filiale in Italia, deve avere un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro, non deve essere quotata, non deve aver distribuito o comunque non deve distribuire utili tra i soci nel periodo in cui si è startup. Non proviene da fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda e poi ancora ha l'innovazione tecnologica come soggetto sociale esclusivo o prevalente. Ecco, attenzione sul tema dell'oggetto sociale esclusivo prevalente, perché vale la pena di precisare che la startup innovativa deve essere una società che ha ad oggetto la ideazione, cioè lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto contenuto tecnologico. Mi soffermo qualche minuto sull'oggetto sociale perché, soprattutto per noi, diciamo, professionisti, che assistiamo i nostri clienti che ci chiedono di creare la startup, l'oggetto sociale è uno dei temi più delicati. Vi spiego subito il motivo. Quando si costituisce una società startup innovativa, si deposita al registro imprese la documentazione chiedendo di essere iscritti nella sezione speciale delle startup. Ora, uno dei criteri per cui il registro imprese può paradossalmente rifiutare la richiesta è proprio dato dal fatto che l'oggetto sociale magari non rientra nel, come dire, nel mondo delle startup innovative. Proviamo a fare un esempio concreto. Se io mi apro un sito internet di e-commerce con cui compravendo prodotti di abbigliamento, difficilmente potrò pensare di essere una startup innovativa ed è, se vogliamo, uno degli errori che spesso i nostri amati clienti fanno, cioè dicono apro un e-commerce, vendo abbigliamento, ricevo l'ordine, spedisco a casa, siccome faccio tutto tramite internet, sono una startup innovativa. Assolutissimamente no. Quella non è una startup innovativa e mai lo sarà. E se noi chiediamo al registro imprese di fare quest'idea come una startup innovativa, ci vedremo sicuramente declinata la domanda. Diverso è il caso in cui, per esempio, andiamo a generare un'applicazione tecnologica, ad esempio, che gira sui nostri smartphone come tutti li conosciamo, che per esempio ci geolocalizza e che per esempio ancora ci individua nelle nostre immediate vicinanze un determinato negozio o un determinato servizio, allora lì capiamo che effettivamente si sfrutta la tecnologia oggi esistente, cioè le applicazioni, gli smartphone, le geolocalizzazioni, per fare cosa? Per avere a disposizione prodotti o servizi. Per cui un'attenzione massima che noi professionisti dobbiamo avere è proprio quella sull'oggetto sociale, cioè quando riceviamo il nostro cliente che è entusiasta, vuole fare la startup innovativa, la primissima cosa che dobbiamo andare a vedere è l'idea, cioè in cosa consiste l'idea, perché poi noi quella idea la dobbiamo mettere in una scatola, cioè dobbiamo capire se sta dentro la scatola dello startup. Se non sta dentro la scatola della startup, evidentemente avremo altri strumenti a disposizione. E tornando ai requisiti, vediamo quindi che abbiamo visto quelli precedenti, che sono quelli necessari, la legge ce ne chiede altri, ce ne pone altri tre, dicendo che fra questi tre almeno uno la società li deve possedere. Il primo è quello delle spese di ricerca e sviluppo, cioè la startup deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura pari almeno al 15%
del maggiore tra costo e valore totale della produzione della startup, e ci vengono dette quali sono comunque le spese escluse, e le vediamo nella slide, quindi acquisto e locazione di beni immobili, mentre in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili ne rientrano altre, e quindi, per essere rapidi, spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, servizi di incubazione, costi lordi di personale, spese legali. 2. Non vogliamo avere quel requisito? Bene, abbiamo il secondo. La startup deve impiegare come dipendenti o collaboratori personale altamente qualificato, cioè deve impiegare in misura pari ad almeno un terzo della forza complessiva del lavoro il personale che possiede il titolo di dottorato o comunque che proviene in qualche misura dal mondo accademico, oppure in alternativa deve impiegare in misura almeno pari a 2/3 della forza lavoro complessiva personale in possesso di laurea magistrale. E questo, diciamo, mi piace sempre ricordare che ha l'impronta dell'allora nostro Presidente del Consiglio, che fu, se vogliamo, l'ideatore, il recettore in Italia del mondo startup, il professore Monti, professore universitario, consapevole di un periodo probabilmente di sofferenza del mondo accademico. Ci è andato, vedete, a inserire nella norma il fatto che la startup, tra i requisiti, se non c'è quello precedente, deve avere almeno questo sulla forza lavoro, quindi significa o gente laureata o gente che comunque proviene dal mondo accademico. Non vogliamo avere il secondo? Bene, dobbiamo avere almeno questo, cioè la startup deve essere titolare o depositaria o licenziataria di un diritto di privativa industriale, relativamente quindi a una determinata invenzione. Ora, su questo si parla molto perché diciamo che quando pensiamo a questo requisito, dobbiamo pensare o a brevetti o evidentemente anche, se del caso, a marchi. Nella esperienza concreta e di analisi ci risultano alcuni dinieghi al riconoscimento di una startup che fosse mera licenziataria di brevetto o di marchio, cioè dire che non fosse lei la titolare dell'invenzione, ma che ce l'avesse solamente in licenza. Quindi, qualora il nostro cliente si volesse focalizzare su questo requisito, ancora una volta noi professionisti incaricati di creare il mondo startup dobbiamo alzare le antenne e capire in cosa consiste questa titolarità dell'invenzione, se parliamo di proprietà o più banalmente di licenza. Un veloce cenno, mi piace sempre farlo quando parliamo di startup, attiene al mondo delle startup a vocazione sociale. Prima, infatti, per segnalare, per fare capire in cosa consiste lo startup, ho fatto l'esempio dell'applicazione su smartphone che ci geolocalizza e che ci dà un prodotto o un servizio. È un esempio tanto attuale quanto, se vogliamo, banale, che coglie l'essenza del mondo startup innovativa. Ma ricordiamoci che la startup può essere anche a vocazione sociale. Le startup a vocazione sociale sono delle startup che operano nell'ambito dei settori che vedete adesso in questa slide. Non le elenco tutte, ma parliamo quindi di assistenza sociale, assistenza sanitaria, educazione, istruzione, formazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale. Ecco, se quindi si è in grado di, come dire, ideare, sviluppare, produrre e commercializzare un prodotto o servizio innovativo ad alto valore tecnologico che opera in uno di questi settori, la nostra startup sarà innovativa e a vocazione sociale. La startup a vocazione sociale, a differenza delle startup, se vogliamo, puramente ordinarie che esercitano un'attività commerciale,
devono produrre il documento di impatto sociale. Che cos'è il documento di impatto sociale? È un documento con il quale la futura, la costituente società descrive il beneficio appunto sociale che viene in qualche misura immesso nella comunità grazie a questa idea innovativa. Quindi diciamo, è evidentemente il mondo startup innovativa, vocazione sociale, un qualcosa che opera in determinati circoscritti settori all'interno dei quali chi vuole operare e chi vuole godere dei benefici startup deve dimostrare con un documento che si chiama appunto di impatto sociale che tipo di beneficio non altrimenti presente viene apportato nella comunità. Accanto alle startup a vocazione sociale, dobbiamo anche, seppur in maniera rapida, visto il tempo a disposizione, fare un riferimento agli incubatori certificati di startup innovative. Chi sono gli incubatori certificati? Lo leggiamo in questa slide, cioè una società di capitali, ok, che offre servizi per sostenere la nascita o lo sviluppo di startup innovative. Quindi, di fatto, è, se vogliamo usare un termine in qualche misura banale, ma che coglie l'essenza, una specie di consulente che offre supporto a l'imprenditore o a chi ha un'idea e grazie al supporto dell'incubatore può in qualche misura avere benefici per nascita o sviluppo di startup innovative. Molto banalmente anche avere a disposizione una struttura dove poter andare a lavorare, dove poter avere a disposizione strumenti di lavoro. Ecco, questo è l'incubatore di startup innovativa e quindi è il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita nella fase che va dal concepimento dell'idea imprenditoriale fino ai primi anni di vita e quindi lavora allo sviluppo della startup innovativa. Diciamo che gli incubatori certificati di startup devono avere tutta una serie di requisiti che vedrete elencati in questa slide, era quello che vi dicevo in precedenza, cioè per esempio l'incubatore deve disporre di strutture anche immobiliari, deve disporre di attrezzature adeguate, deve essere amministrato da persone di comprovata esperienza in materia di impresa, deve avere rapporti di collaborazione con l'università, centri di ricerca e ci deve essere comprovata esperienza a sostegno del mondo delle start-up. Tutti quei requisiti che avete appena visto nella slide che abbiamo commentato hanno dei punti e in pratica vi è un decreto del MISE che attribuisce a ciascun requisito un punteggio in due tabelle e per essere riconosciuti incubatori bisogna raggiungere, per quanto riguarda la tabella A, 35 punti, 50 per quanto riguarda la seconda tabella. Passiamo adesso a quello che invece riguarda il mondo delle agevolazioni. Allora, la primissima agevolazione per quanto riguarda le start-up in Italia attiene allo statuto. Anche su questo oggi direi che c'è un gran parlare. Perché c'è un gran parlare? Perché si dice lo statuto della startup e digitale oggi ci si può comodamente da casa connettere, scrivere lo statuto online, depositarlo telematicamente e senza il consulente, senza il notaio, senza grosse spese, ci si costituisce la propria startup innovativa. Tutto vero, tutto confermatissimo. E quindi dal 2016 oggi chi vuole costituire la propria società startup innovativa ha a disposizione un modello di statuto precompilato, redatto dal nostro ministero e lo va a in qualche misura definire, a depositare telematicamente, a costituire la propria società. E
Questo è un argomento su cui vorrei spendere 2 minuti, sui pro e sui contro, perché è una cosa che nell'esperienza professionale diventa sempre molto, non dico problematico, ma attuale, è un tema su cui riflettere sempre. E vengo subito al dunque. Per chi vuole costituire la startup innovativa, la possibilità di farlo online e digitalmente è sempre effettivamente un incentivo al risparmio dei costi. Va però detto che ci sono start-up e start-up, mi spiego meglio. Se io ho ad oggi un'idea che nasce nel garage di casa mia, che mi sono elaborato da solo e che voglio in qualche misura iniziare a fondare con una startup, probabilmente il deposito telematico a 0 euro con un modello di statuto precompilato è l'idea corretta. Se però ho un'idea di startup innovativa che nel momento in cui nasce diventa già radicata, perché accanto per esempio al titolare dell'idea c'è uno sviluppatore informatico, perché magari c'è un investitore che investe qualche centinaio di migliaia di euro, ecco allora lì capiamo, essendo tutti professionisti, che lo statuto deve essere in qualche misura uno statuto che tutela l'interesse di almeno 3 parti, nell'esempio banale appena fatto, e che deve porre delle regole ben precise di governance, prima di tutto, cioè chi amministra, per quanto tempo, come, cosa succede se la società in qualche momento lì a un certo punto si blocca, rapporti tra i soci, cosa succede se un socio vuole uscire, cosa succede al socio che magari non ha l'idea ma investe e quindi vuole la protezione sul proprio investimento, cosa succede al socio che invece ha l'idea, che dice sì, ok, io non metto l'investimento ma l'idea è la mia. Ecco, cioè si entra in tutta una serie di dinamiche prettamente contrattuali che lo statuto online non sempre è in grado di proteggere. Per cui, da professionista, il suggerimento che mi sento di dare è: quando il cliente, molto gasato, ci viene a trovare e ci dice che vuole fare la startup innovativa online, oltre all'oggetto sociale, dobbiamo capire che livello di attenzione, che livello di maturazione ha l'idea e che struttura ha l'idea, perché se quell'idea è un'idea strutturata che ha già coinvolto soggetti finanziatori per importi medi o rilevanti e magari ci sono altri soci, probabilmente è bene consigliare il cliente nell'adottare la formula classica e quindi nel rivolgersi al notaio, con il supporto ovviamente di un professionista. Altro aspetto delle agevolazioni, anche questo molto interessante, è un accesso gratuito e semplificato al fondo di garanzia, per quanto attiene alle startup innovative e in generale per le PMI. Il fondo di garanzia se ne parla tantissimo da quando, diciamo, in questo anno pandemico, perché è stato coinvolto anche a sostegno delle imprese in difficoltà in questo periodo. Cos'è il fondo di garanzia? Non è altro che, per dirla brevemente, una garanzia statale, cioè quando l'impresa si rivolge alle banche per avere un finanziamento, l'istituto bancario dice sì, bella idea, complimenti, però mi piacerebbe prestarti soldi, però siccome sei una startup ho bisogno di qualcuno che garantisce per te, perché in quel momento lì non hai una capacità patrimoniale per garantirmi il rimborso dei soldi che ti presto. E a quel punto entra il fondo di garanzia, cioè lo Stato si fa garante dell'impresa nei confronti della banca per il rimborso della somma richiesta. Ecco, questa è uno strumento interessante che viene in qualche misura
adottato nell'ambito startup con una procedura automatica, prioritaria e gratuita e con una garanzia che copre fino all'80% di ciascuna operazione per un massimo di 2 milioni e mezzo di euro. Un'altra agevolazione che merita di essere citata è quella denominata Smart e Start Italia. Qui parliamo di un finanziamento a tasso zero, che viene, erogato, per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa tra 100.000 e 1 milione e mezzo di euro. E questo finanziamento copre sempre fino all'80% delle spese ammissibili, somma che può salire fino al 90% a ricorrere delle due condizioni proiettate nella slide. È interessante sottolineare che, per quanto attiene, ad alcune regioni del Mezzogiorno, che sono quelle indicate, questo finanziamento può avere un contributo a fondo perduto pari al 30% della somma totale finanziata e quindi in pratica se si riceve 100 si restituisce la somma di 70 a tasso zero, cioè senza gli interessi. Tra le altre agevolazioni, dobbiamo senz'altro soffermarci anche sulla fattispecie del crowdfunding. Allora, il crowdfunding è una raccolta di fondi attuata generalmente online, grazie alla quale si rende possibile il finanziamento di progetti e iniziative. È stato presentato ed effettivamente è uno strumento, è stato presentato ed effettivamente è come uno strumento di innovazione, grazie alla sua capacità proprio di condivisione di interessi ed esperienza nel mondo digitale. Possiamo, nella nostra esperienza, distinguere quattro modelli di crowdfunding, cioè partendo da quello meno strutturato fino ad arrivare al crowdfunding un po' più, appunto, strutturato, ecco, per utilizzare il medesimo termine. Il primo è quello del donation crowdfunding, largamente utilizzato da enti e organizzazioni no profit, cioè il donatore generalmente non ottiene alcuna ricompensa. Qui l'esempio è, se vogliamo, banale, cioè chi fa semplicemente una raccolta di fondi a sostegno di una propria idea. Poi abbiamo il reward crowdfunding, che è il modello maggiormente diffuso, grazie alla sua capacità di remunerare simbolicamente il follower con ricompense emozionali. Un esempio di questo tipo di crowdfunding è, per esempio, mi piace sempre farlo, il gruppo musicale che deve, anche al di là del mondo startup per intenderci, il gruppo musicale che deve, che mi è capitato anche di vedere questo, che deve autoprodurre il proprio disco, e quindi per autoprodursi deve reperire evidentemente fondi, e cosa fa? Lancia questa campagna donando evidentemente ai donatori delle ricompense emozionali. Quindi, ad esempio, se mi doni 10 ti regalerò il mio disco, se mi doni 100 ti regalerò un disco in edizione limitata, se mi doni 1.000 ti vengo a fare il concerto a casa. Ed è stato veramente strutturato in questo modo. Sembra uno scherzo, ma effettivamente c'è stata una campagna fatta esattamente con questo tipo di idea. Abbiamo poi il lending crowdfunding, che consente a privati risparmiatori di prestarsi risorse monetarie, e poi, diciamo, abbiamo il vero e proprio crowdfunding, che è quello utilizzato in ambito startup innovative, tali per cui si creano dei portali online che sono governati e gestiti sotto la vigilanza della Consob, e tendenzialmente attraverso questi portali online gli investitori possono consultarli, vanno su queste piattaforme e consultano quelle che sono le informazioni sulle startup, sulle singole offerte,
e si può attraverso questo canale prettamente digitale raccogliere finanziamenti o comunque somme di denaro a supporto della propria idea di startup innovativa. Un cenno va fatto alla disciplina societaria. La startup innovativa gode di una disciplina societaria estremamente flessibile. In questa slide vediamo che all'SRL è consentito di creare categorie, di quote dotate di particolari diritti, di effettuare operazioni sulle proprie quote, di emettere strumenti finanziari partecipativi, di offrire al pubblico quote di capitale. Cioè, stiamo parlando di una SRL che nella sua portata ordinaria certamente non può fare tutto questo, tant'è che è stato osservato che questo pacchetto di agevolazioni comporta un radicale cambiamento nella struttura finanziaria dell'SRL per avvicinarla a quella di una società per azioni. In questa slide possiamo notare alcune clausole che nella nostra esperienza abbiamo utilizzato per alcuni statuti customizzati, quindi fatti proprio come un vestito su misura per alcune nostre aziende clienti, e disciplina societaria flessibile, vale la pena anche di citare il tema delle perdite, molto rilevante per gli amministratori delle società. Cioè, quando una startup innovativa si trova in una situazione di perdita di esercizio, perdita di oltre un te a meno di un terzo o oltre il minimo legale, la normativa corrente, accantonando per un momento le normative emergenziali Covid, ma la regola è: se io sono in perdita meno di un terzo, devo senza indugio convocare l'assemblea e ripianare la perdita. Se io ho una perdita addirittura al di sotto del minimo legale, devo subito convocare l'assemblea, ricapitalizzare la società, cioè ricostituire il capitale sociale, oppure addirittura devo scioglierla. È un tema di importanza incredibile per gli amministratori perché non provvedere su questi aspetti è fonte di responsabilità degli amministratori che a quel punto rispondono personalmente con il proprio patrimonio. Bene, per quanto attiene alle startup innovative, la normativa consente in pratica di attendere un anno, quindi di slittare all'esercizio successivo a quello in cui si manifesta la problematica gli adempimenti che vi ho appena segnalato, quindi la convocazione dell'assemblea per ripianare la perdita o ricapitalizzare o ridurre la so oppure addirittura, come vi dicevo, sciogliere la società. Quindi è una norma di favore, tanto è di favore che nell'esatto momento in cui un anno fa si è creata la pandemia, si sono create queste situazioni di emergenza, il governo italiano in ambito societario ha stabilito proprio un qualcosa di simile, cioè che le norme sulla perdita del capitale sociale restavano congelate, non si sono applicate per tutto il 2020. Un'altra cosa interessante è quella che vale la pena di sottolineare, è quella per cui le startup innovative sono sottratte alla normativa fallimentare, cioè si parla di soggetti non fallibili. La domanda che spesso mi viene fatta è stata: ma quindi se non sono soggetto alla normativa sul fallimento, se sono in difficoltà, cosa faccio? E la risposta, siccome mi è stata sempre fatta, l'ho inserita ed è la seguente: si applica la normativa sulla crisi da sovraindebitamento, più nota quella come crisi del consumatore. Quindi il processo nelle intenzioni del legislatore è reso più rapido e meno gravoso, con una normativa nelle logiche ispirata a maggiore celerità. Dicevo un'apertura che la startup impatta anche sulla disciplina del lavoro ed effettivamente è così. In questa slide vediamo che è possibile
fare contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, e i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovata più volte senza limiti di tempo, contrariamente al numero di proroghe che invece la legge ordinaria consente. E inoltre le start-up con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo determinato attivi. Queste misure si applicano per 4 anni da quando si è costituiti startup innovativa. Un cenno importante, spendiamo qualche minuto, va fatto con riguardo a stock option e work for equity. Allora, la stock option è un qualcosa di cui si parla non solo in ambito startup, sono piani di incentivazione per il personale. Brevemente abbiamo riportato opzioni su titolo azionario, work for equity, lavoro in cambio di partecipazione sociale. Ora, quando parliamo di stock option, la normativa in materia di startup ci dice che il reddito da lavoro degli amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi delle startup innovative o degli incubatori che deriva dall'assegnazione di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione, cioè di stock option, non concorre alla formazione del reddito imponibile. Si decade da tale beneficio se questi strumenti finanziari vengono riacquistati dalla startup, ovvero dalla società che direttamente o bene indirettamente li controlla. Allora, il principio è che il reddito generato quindi da questi piani di incentivazione non concorre alla formazione del reddito imponibile. Segnaliamo sempre una discrasia normativa su cui non mi soffermo, diciamo che c'è stata evidentemente una dimenticanza di tecnica legislativa nello scrivere i due commi dell'articolo sul piano di incentivazione, ma in ogni caso il principio è proprio quello che vi ho appena segnalato. E in seconda battuta abbiamo il work for equity, cioè il work for equity va visto se si vuole capire che cos'è in questi termini. Io lavoro come consulente per la startup anche nelle sue fasi di avvio, e la startup in cambio del mio lavoro mi dà un titolo, mi dà una quota, mi dà un'azione, proprio perché in quel momento lì magari vuole risparmiare in termini di liquidità e mi dice: guarda, tu stai lavorando per me, io ti do questo strumento finanziario e ti garantisco, faccio un esempio, che fra 3 anni questo strumento finanziario vale X mila euro. Ecco, lavoro in cambio di partecipazione sociale. Anche questi non concorrono alla formazione del reddito imponibile e quindi abbiamo una normativa giuslavoristica con un impatto di natura fiscale. La domanda che ci dobbiamo fare, visto che parliamo di formazione per professionisti, ma questa agevolazione vale per tutti i professionisti? Cioè, qui in Italia, se un commercialista vuole fare work for equity o se un avvocato vuole fare work for equity, lo può fare? La risposta che a me piace dare è ni. Perché è ni? Perché noi abbiamo, come professionisti, codici deontologici. Allora, guardiamoci quello dei commercialisti, prima di tutto. Il commercialista, il professionista non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli dei clienti o assumere cointeressenze di natura economico-professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Quindi attenzione, cioè, perché noi ci troviamo da un lato una norma, come dire, estremamente chiara ed è una legge che consente il work for equity. Poi, come professionisti, abbiamo il codice deontologico che, per quanto riguarda i commercialisti, vieta di avere cointeressenze di natura economica con la parte assistita. Lo stesso per quanto riguarda gli avvocati. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione. Allora, se come avvocato aiuto l'imprenditore a costituire la startup, a dargli l'assistenza legale, a creare la società e ho
come corrispettivo una quota della società che poi magari appunto il cui valore è determinato dall'andamento della stessa, beh, insomma, devo rifletterci molto attentamente perché qualora fosse violata questa norma rischierei di essere sospeso, quindi insomma non parliamo di un richiamo, cioè significa proprio di essere sospeso dall'attività professionale da 2 a 6 mesi, cosa che certamente non fa piacere. Per quanto riguarda le ulteriori agevolazioni, abbiamo esonero da diritti camerali e imposta di bollo, su cui non mi vorrei soffermare perché comunque c'è la slide. Abbiamo ancora un'agevolazione sulla deroga alla disciplina delle società di comodo in perdita sistematica, e quindi le start-up innovative non sono soggette a questa normativa, a valutazione su ricavi non congrui e quindi alle penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, e abbiamo ancora degli sgravi fiscali per coloro che investono nelle startup innovative, cioè dire per quanto riguarda la persona fisica che investe, abbiamo una detrazione dell'imposta lorda IRPEF pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro. Per quanto riguarda invece le persone giuridiche, avremo una deduzione dell'imponibile IRES pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni. Attenzione! Per accedere a questo sgravio, la condizione è che la partecipazione dello startup debba essere tenuta per almeno 3 anni. Un cenno rapido a conclusione di questa carrellata va fatta alle novità introdotte dal decreto di rilancio per le startup innovative. Questo perché l'ultimo anno, come abbiamo detto, è stato caratterizzato, e come sappiamo, da una normativa emergenziale che ha cercato in qualche misura di sostenere un po' tutti i settori dell'economia e evidentemente anche quelle che sono le startup innovative. Per quanto riguarda dunque le startup, vediamo che abbiamo dei contributi a fondo perduto per acquistare servizi per lo sviluppo delle startup. In particolare parliamo di 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni sotto forma di contributo a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, Innovation Hub, Business Angels e altri soggetti operanti nel mondo di queste startup, in aggiunta a finanziamenti per iniziative specifiche riguardanti comunicazione, promozione e valorizzazione dell'ecosistema innovativo. Abbiamo poi il sostegno al venture capital, e qui la dotazione per il 2020 era di 200 milioni al fondo di sostegno al venture capital finalizzato appunto a sostenere investimenti nel capitale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, sempre diciamo o comunque di quote, obbligazioni convertibili, sempre a beneficio delle startup innovative. Abbiamo un credito d'imposta riconosciuto a quelle startup che stipulano contratti di ricerca cosiddetti extramuros, e poi è stato prorogato. Abbiamo visto all'inizio che la startup sta 5 anni, cioè il periodo di permanenza in questo registro speciale che comporta in automatico questo pacchetto di agevolazioni è di 5 anni. Bene. Con il decreto rilancio è stato prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative, applicabile a coloro che erano iscritti nella sezione speciale alla data del 19 maggio. Diciamo che la logica è abbastanza chiara. Chi fa parte del mondo start-up, cioè la società start-up innovativa, abbiamo visto a tutta una serie di agevolazioni societarie, giuslavoristiche, fiscali, quindi diciamo il poter stare 12 mesi in più è in qualche misura una sorta di ombrello a quelle che possono sono state e potranno essere le conseguenze economiche
della pandemia. Tant'è vero, ripeto, che alcune delle discipline societarie di favore introdotte nel 2012 per le start-up innovative sono state poi l'anno scorso estese a tutte le società di capitali senza distinzioni di sorta. E per quanto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia, abbiamo sempre con il decreto bilancio 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate, dedicata proprio all'erogazione di garanzia delle start-up innovative. E ricordiamo quanto detto in precedenza, cioè che il Fondo di Garanzia non eroga un finanziamento alla start-up. Il fondo di garanzia garantisce la startup nei confronti della banca. Quindi, se la startup va in un istituto bancario a chiedere un finanziamento, il fondo di garanzia garantisce la richiedibilità di quella somma. Ecco, mettiamola così. Abbiamo poi questo programma di appunto Investor Visa for Italy, cioè che sono state dimezzate le soglie minime per investimenti da parte di investitori esteri in startup innovative in Italia. Per quanto riguarda gli investimenti in strumenti rappresentativi di società di capitali, è mantenute per almeno 2 anni, la soglia minima è scesa da 1 milione a mezzo milione. Per quanto riguarda gli investimenti scritti nella sezione speciale di cui all'articolo 25,8, quindi parliamo di quelle viste in precedenza, la soglia minima di investimento è passata da mezzo milione a 250 mila euro. Ascari Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo e learning di qualità da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.ascari.academy. Buon ascolto!